Siamo in un'autofficina a controllare il van perché faceva un rumorino. Quando si va avanti c'è questo rumore delle ruote o dei dischi. C'è un meccanico sotto a controllare le Abbiamo viaggiato 5.000 chilometri percorrendo Bosnia, Montenegro, Serbia, Turchia. Se non l'hai già fatto, guarda i nostri video precedenti e premi il pulsante iscriviti attivando la campanella. Ora ripartiamo dalla Georgia. E ci dirigiamo da Batumi verso le montagne di Grande Caucaso, verso Svaneti. E sulla strada militare ai confini con la Russia. La casa di Stalin, i sediamenti più antichi del Caucaso e naturalmente Hachapuri. Grusi? Grusi? Madlova, grazie. Fino al sud, nelle immense distese della steppa, ai confini con Azerbaigian. Hello, Georgia! Benvenuti in questa nuova serie e benvenuti in Georgia. E dopo aver fatto Zagari Pass nel tardo pomeriggio arriviamo al paesino Ushguli, villaggio delle antiche torri medievali, dove il tempo sembra essersi fermato. Questa è la chiesa fortificata. Adesso vediamo un po' come muoverci. E di qua di nuovo dietro c'è il ghiacciaio. Ci troviamo nel parco Svaneti, quello dietro di me è il ghiacciaio e anche il monte più alto della Georgia, più di 5.000 metri. Il ghiacciaio Skara, se lo pronuncio bene. Ed è anche il terzo monte più alto dei Caucasi, il primo è Elbrus e poi un altro che non mi ricordo il nome con la D. Tutti verso il ghiacciaio. Si sente l'aria frizzante, eh? Sono a ventina di gradi e siamo a 2003 circa. Tutti vogliono andare verso il ghiacciaio, ma improvvisamente la pioggerellina un po' rovina i piani perché la strada diventa fangosa e un po' scivolosa, ma ci proviamo. Fino al ghiacciaio ci sono 7 km, fino ad un punto da dove poi si prosegue con il trekking. Tentiamo. La strada verso il ghiacciaio. Sti ruscelli. Guarda qua. Sì, perché ho paura che piova ancora di più e qua diventa melma. Il problema non è quello, ci sono i fiumi e l'acqua che scende. E quella se si bloccano la strada. Questa melma non peggiora perché non è fango tanto, e c'è sottopietra. C'è l'acqua In salita dappertutto. è tremenda, già adesso scivola. Scivola, sì. Ma comunque sei in mezzo all'acqua, eh. C'è Io l'acqua di qua. giriamo, scappiamo via. No, non C'è così. l'acqua di qua. Guarda, è peggiore Oh proprio. mio Dio. Eccolo qua il camion. Si sono messi qua. Si è messo sul ruscello. Basta, meglio fermarsi. Volevamo arrivare fino al ghiacciaio e passare la notte esattamente sotto i suoi piedi, ma purtroppo le condizioni climatiche non erano dalla nostra parte. Guarda, qua scende dappertutto. Si sciolgono i ghiacciai, guarda. Tra un anno sarà accessibile a tutti, eh? Non sarà accessibile per nessuno. Che bello. Dopo
lì è, cosa hai detto, museo? Una chiesa. Chiesa? Sì. Come sono? Ma io bisogna misurarlo adesso e dopo anche. Non voglio che perde, no? A lei. Ma non dovrebbe. Vedi, dove vai? Un sabacca trovi. Il cane, il guardiano. Ok, ci siamo messi qua. E... track. Uno dei posti più belli di sempre. Sì, è bellissimo. Fa freddo. E siamo al 20... 6 luglio. Sono 15 gradi. Ora? Le ore, boh, 5-6 qui nel Georgia. Beh, pomeriggio sì. Oh, io freddo, vado dentro. I cani del Caucaso, quali sono enormi. Questi sono i cani, terrorizzano i lupi. Guardalo, sì. Gigantesco davvero. Non si vede bene perché andiamo piove. Andiamo a vedere la chiesa? Andiamo a vedere la chiesa, sì. È chiuso, sempre tutto chiuso. Ma non so se è chiuso. Aperta. Aperta. È aperta? Cancello aperto. Forse. Vabbè, andiamo proviamo a vedere, dai. Sì. Sono 10. Comunque si fa freddo. Sono 10 gradi ora, ma stamattina erano 7. Il paesaggio è bellissimo. Come che si chiama questa chiesa? La Maria. Ah. Una bella torre comunque. Comunque tutte queste torri servivano come la guardia. Perché bisogna ricordarsi che noi qua siamo comunque quasi alla frontiera con la Russia, eh. Dietro questi monti c'è già Russia. La chiesa della Madre di Dio di Ushguli, una chiesa ortodossa georgiana medievale. La Maria è un nome applicato dalla popolazione locale Svan a Maria, Madre di Gesù, la cui venerazione si è sovrapposta all'antico culto precristiano di La Maria, una divinità femminile della maternità e della fertilità. Sorge in cima a una collina sopra il villaggio, sullo sfondo della cima di Skara, è circondata da un basso muro di pietra e difesa da una torre Svan che si erge sulla sua estremità occidentale. E ovviamente c'è vino, la vigna disegnata sulle campane, eh? Dico io, povere donne, ci devono sempre mettere nelle... Dai, riprendimi, ti prego. Questo, cosa ha detto lui? Non lo so, è eccessivo. Vedi? Ci devono sempre mettere la coperta in modi strani, gonnelline, cappellini. Ok, devi entrare vestito come sono vestita io. Senza flash, le foto. Senti che odore di incenso. Che forte. Bella, molto bella. Questa è una delle più belle. Ma che carina, guarda. Qua entri, c'è uno scalino enorme. Una delle chiese più belle che non ho mai visto. Mi piace tantissimo, mi affascina tantissimo. Mamma mia, ti dà proprio senso di... Guarda, è piccolina. Di necessità. Esatto. Veramente mi dà un senso di relax. Chi crede? Secondo me è molto più vicino al Dio così che in quelle chiese enormi. Cioè, perfino ti vengono i brividi, ti giuro. Incredibile. Eh? È incredibile. Cioè, e io ti dico, questa è una delle più belle chiese che non ho mai visto. Ma ha un senso di pace pazzesco. Il profumo di questo incenso, no?
bella, bella. Non so se bisogna fare l'offerta qua, come funziona? Allora, vedi. Questi devo lasciare l'offerta. Poi queste sono le candeline, se vuoi accendere. Ah, è anche per prendere le candeline e accendere, se vuoi. Sì. Inevitabile sabacca. Ah, questo è cimitero. Poi laggiù sono tutte le tori. Un'altra cosa, allora invece di qua si va verso il ghiacciaio, che noi ieri abbiamo fatto la strada che è molto fangosa. Piovuto tanto. Passando che camion dei betoniere, quelli che lavori per fare pristinare le strade, passano tantissimi, veramente la strada è piena. Quindi è fango, poi bisogna anche camminare tipo, adesso non so, 1-2 chilometri, ma più che altro è molto fangoso. Comunque, se non piove, se è sempre stata secca, si può arrivare anche senza 4x4. È vero. Con difficoltà e sinceramente bisogna sapere guidare. Invece se piove il 4x4 ci vuole, assolutamente. E non andate assolutamente nel paesino sotto perché le strade sono strette e rischiate di incastrarvi. Come abbiamo fatto noi, abbiamo fatto danni anche. Sì, abbiamo fatto una bella cavolata, ma comunque è andata bene, va. Vedi che possiamo andare? T'avrei fermato. We can go? Saprei anche come parlare. Che si beve, sai? Comunque è vero che ci vogliono i lavori, ma un po' deturbano, cioè, hanno tolto un po' il fascino del posto, diciamo, però vabbè. Quando li vedi bere vedi bere Coca-Cola, in realtà significa che stanno bevendo la grappa insieme, perché bevono un sorso di grappa e un sorso di Coca-Cola. E cominciano presto la mattina anche. Diciamo tutto bello, tutto bello, tutto bellissimo. Occhio al cavallo. Ushguli è un insediamento composto da 4 piccoli villaggi, situati ad un'altitudine di circa 2200 metri sul livello del mare, e proprio per questo lo rende uno dei villaggi abitati più alti d'Europa. La sua posizione poi remota e le condizioni climatiche estreme, con temperature che possono scendere anche a meno 20 gradi Celsius d'inverno, lo rendono inaccessibile per un gran parte dell'anno. Tra il fragore del fiume e imponenti monti del Caucaso, spuntano finalmente le torri medievali dell'Ushguli, costruite tra il IX e XII secolo, sono alte più di 25 metri, venivano utilizzate soprattutto come rifugi per la popolazione e posti di guardia durante i periodi di conflitto. La sua architettura tradizionale e il paesaggio naturale straordinario l'hanno fatta diventare una destinazione ricercata dai avventurieri e non solo, ma forse anche perché la trasmissione nella prima puntata di Overland 14 vengono mostrate proprio la città di Mestia e il villaggio di Ushguli. Guarda i georgiani come gestiscono il traffico. Ha detto stop. Okay. Ah, lui si vuole mettere di là, ok. Second pass.
Ma oggi mi sembra più brutta di ieri, come mai? No. Era uguale? Cosa? Sì, la strada oggi... Perché è piovuto tutta la notte. Qua per salire ci vuole 4x4 assolutamente. Mamma mia, che bellezza. Che bellezza, se tu non giri il mondo veramente non capisci perché. C'è sempre, ognuno crea un suo angolo, il mio angolo, la mia montagna più bella al mondo. Qua è veramente tosta. Ma scusa, dove bisogna andare? Qua o là? Guarda là davanti che fango che hai. Madonna mia. Mamma mia, qua fai il balletto. Ma qua è stata... Casacioc. Qua fai un casacioc, ma che brutto. La 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 la. Dai lupo, che ce la fai. Oddio. Dai, che dici, guarda. Il fango. Mamma mia. Dei monti a 2000 metri. Ma sta cosa mica c'era ieri, Perché è piovuto tantissimo quest'acqua. Madonna, aspetta, non farmi pensare. Aiuto! Aiuto! Abbiamo grattato? Sì, ma va bene. Per forza. Io. Oh. Per vedere tutta questa bellezza bisogna sacrificarsi un po' di strada. Facciamo piano. Wow. 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 È terribile. Ah. Oh. Si migliora. Si migliora? Sì. Però ma io ti sento ballare. È proprio, bisogna stare attenti. Madonna, guarda che discesa, guarda. Strapiombo! Questa è discesona sotto. Fermati qua. Madonna. Un secondo di velocità faccio. Sì, ma io non esco. Questi fiori giganteschi bellissimi. Vedi, da sotto c'è la strada. Adesso prego. E guarda sotto la strada. Qui sembra di riuscire a toccarlo con la mano, guarda, siamo talmente vicini. Io penso il miglior investimento per l'uomo sono due cose, secondo me: leggere i libri e viaggiare. Perché quando viaggi scopri veramente delle cose, nel senso non solo la bellezza, ma lo stato d'animo che ti mette. Ma vedi? Frana permanente. Sì. Che spazza sassi, vedi? Belle frane. Sono fuori di testa, mamma mia, ma non gli frega niente, ti giuro, mamma mia, una paura. Siamo in un'autofficina a controllare il van dopo la lunga strada, perché faceva un rumorino del tipo, quale rumorino? Quando si va avanti si sente il rumore delle ruote o dei dischi, non so che sei. Poi quella botta che abbiamo preso da controllare. Diciamo che sono stati gentilissimi che ci hanno accolti subito. Eccoci qua.
Vedi, c'è un meccanico sotto a controllare le rotte. Poi vediamo. Che sta sotto il signore adesso? Sta controllando. Vedi? Tutto ok o no? Rimasto lì. Cosa ha detto? Non lo so. Non ho capito. Vabbè, vediamo. Questo probabilmente vuol dire meccanico. Automeccanico. Please begin. That noise from or differential or gearbox. Ci sta dicendo che non è sicuro di che cosa si tratti, ma potrebbe essere una cosa importante, per cui sarebbe utile andare da Taghetta Motors a Kutaisi, dove c'è il servizio ufficiale. E un altro problema è che il giorno dopo è domenica, è tutto chiuso. Quindi questi meccanici dicono che non è niente. Dice che il rumore non è niente, puoi andare tranquillamente quando arrivi in Italia e fai un controllo generale. Adesso mi ha mandato il suo amico, perché qua sono pieni, non hanno possibilità di fare controllo. Provo a fare un controllo qua e poi basta, non hai nessun problema. Vabbè, però meglio sempre controllare se vogliamo fare quelle strade strane. Ecco, vedi, questo sta facendo il pane. Ci siamo chiesti che cosa sono queste cose marroni. Vedi? Alla fine abbiamo capito che sono forme per fare il pane nel tandoori, insomma. Tipo il tandoori. Tandoori. Ecco, anche il mio signore faceva il pane dentro. Ma beghiali. Vabbè. Segreto svelato. Qua, la città natale di Stalin. Ma guarda che palazzi. Che palazzi, Dio mio. È proprio sovietico, rimasto puro sovietico. Tutta la via, anche dell'altro lato. Comunque, stiamo andando a trovare un parcheggio per questa notte che dovrebbe stare sopra la città. Vediamo. Vediamo se riusciamo in questo tentativo. Wow! Che cavolo è? No. Guarda che stradona che c'era per corri i navi. La differenza no. Cioè, ma veramente. Però sono stato anch'io un po'. Che cazzo, ho detto salgo. Ma tu fai sempre mentre salgo, salivo, salgo. Mentre salivo, dicevo, cazzo, spero che sia questa velocità. Sicuramente non eravamo primi a sbagliare, visto che ci ha fermato quel signore Giorgiano e ci ha indicato la strada. Immagini un camperista che vale. Mamma mia, noi siamo grande, un furgone. Furgone va. Ti immagini un camper, Dio mio. Non voglio pensarci, guarda, Ma cosa vuoi di più? Guarda il posto. Oh, c'è anche vista lago, vista fiume, non lo so. Cos'è. Qua io sto anche bene. Stop! Vieni verso di me, dormo di là io. Ci sono le cacchine di mucche in everywhere, attenzione. Tutto storto, però dai, vista su Gori, pure molto fresco. Posto, dai. A posto. Andiamo a far da mangiare, va? Che ci siamo comprati dei funghi finferli dalla signora. Ci facciamo una bella tagliatella. Che dici? Vieni. Ci facciamo una bella tagliatella con questi funghetti che abbiamo preso. Guarda. Finferli meravigliosi. Bello. Ok? Facciamo una bella tagliatella? Sì. E non mi muovo più qua. Un bicchierino di vino. Meraviglioso. D'Abruzzo, non è giorgiano ancora. Do un'occhiata in giro, vedo qua della parte più. Ok, dai, vado dentro. Ora dove andiamo? Dai, prima che accendi i motori, che dopo non si sente niente. Andiamo
vedere la chiesa che c'è sopra qua, che praticamente controlla tutto il paese dall'alto. C'è tutta la vista su Gori. Sì.